Bene amici di AndroidBlog.it, ci facciamo l'unboxing del MIUI M680, uno smartphone che probabilmente nessuno avrà mai sentito nominare, ma che è veramente interessante per il rapporto qualità-prezzo e per le prestazioni che esso è in grado di offrirci. Scopriamo insieme cosa contiene la confezione. Direttamente dalla Cina, con la confezione del MIUI M680 che abbiamo ricevuto qui in redazione. Questo smartphone che stiamo andando a provare è uno dei primissimi dispositivi direttamente dalla Cina con processore MediaTek che montano la versione 4.4.2 di KitKat. Andiamo subito a vedere cosa contiene la confezione di questo interessante dispositivo che viene venduto ad un prezzo di circa 80 euro su tinydeal.com. Ecco ovviamente qui in primo piano lo smartphone che adesso andremo poi a vedere in tutte le sue potenzialità e vediamo poi cosa contiene la confezione di questo dispositivo, oltre ovviamente al dispositivo stesso. Abbiamo qui un paio di cuffie auricolari con classico cavo e jack da 3,5 con possibilità di rispondere direttamente alle chiamate con il pulsantino qui integrato, di qualità tutto sommato accettabile ma non eccellente. Abbiamo poi qui un cavo USB, micro USB per la ricarica e connessione al computer del dispositivo e qui abbiamo il caricatore ovviamente USB con presa europea compatibile quindi con i nostri impianti elettrici. Per concludere il contenuto della confezione abbiamo una cover in plastica trasparente che va a proteggere quindi il dispositivo in questo modo e abbiamo poi anche un manuale utente ovviamente in lingua inglese per andare a configurare per la prima volta lo smartphone. Mettiamo tutto da parte e andiamo a prendere il nostro dispositivo per vedere un po' di cosa si tratta. Abbiamo sostanzialmente un display da 5 pollici di tipo IPS con risoluzione 960x540 pixel, un processore MediaTek MT6582 quad core con frequenze pari ad 1,3 GHz. 1 GB di RAM, 4 GB di ROM e come potete vedere qui sotto la nostra telecamera abbiamo la versione di Android 4.4.2 di KitKat. Inutile dire che è dotato della possibilità di utilizzare lo smartphone con doppia SIM inseribile tramite la parte posteriore che abbiamo detto essere rimovibile, una camera da 13 megapixel posteriore con ovviamente la presenza del flash altoparlante collocato qui in basso e fotocamera frontale da ben 5 megapixel. Ovviamente supporta le reti 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS e anche la possibilità di utilizzare la porta micro USB presente qui in basso con la funzione di OTG e di utilizzare anche il Miracast che è su questi dispositivi ed ultimamente è una funzione notevolmente interessante e che forse è diventata quasi indispensabile a bordo di questi dispositivi. Detto questo, vi rimandiamo alla nostra recensione che sarà online a breve sul nostro canale per scoprire tutte le potenzialità di questo MIUI M680.